La torre dell'orologio è stata completata nel 1809 ed è davvero molto interessante dal punto di vista stilistico, possedendo ben due finestre campanarie. Sul fianco sud della torre si può ammirare la splendida meridiana ancora presente e funzionante. Il sedile, adiacente alla torre dell'orologio, era l'originaria sede dell'assemblea civica dell'Università di Galatone. Venne costruito da Onofrio Fanuli nel 1589 e fu anche la sede dell'assemblea plenaria comunale fino al 1870.